Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog di My Crazy World, che si è appena svegliata, sono le 7 del mattino e non so neanche io perché sono già sveglia a quest'ora, però dettagli. E niente, adesso sono al mare, quindi vi porto con me in questa giornata e vedremo insieme cosa faccio io solitamente quando sono al mare. Anche se, come vi ho anticipato su Instagram, dove mi chiamo It's My Crazy World 9, sono qua completamente da sola perché nessuno poteva venire con me, allora ho detto ok, io vado da sola ed eccomi qua. Oggi è il quarto giorno. E però per ora va tutto bene e alla fine non è così brutto stare da soli. Alla fine vado al mare, mangio, un po' dormo, mi guardo serie TV, film, insomma faccio la vita da tutti i giorni però al mare e senza però vedere i miei amici o familiari, ma non importa. Comunque adesso vado a fare colazione e ovviamente vi porto con me. Il tempo di oggi promette molto bene e adesso vado veramente a mangiare. Eccolo qua, mi mangerò questo yogurt al latte di soia, quindi completamente vegetale, e il gusto è albicocca e guava. La guava non so bene che gusto abbia, però comunque questo yogurt è buono, ci piace, tra l'altro è l'ultimo, quindi oggi andremo anche a fare rifornimento insieme. Ecco, mi prendo l'asciugamano per la spiaggia, chiudo. E sono pronta per andare, non porto il cellulare perché ho paura che me lo freghino, però ci vediamo appena torno, quindi tra pochissimo, 3, 2, 1, voilà, sono già qua, adesso è mezzogiorno e mezza, quindi è ora di pranzo. E stamattina ho fatto amicizia con due amabili signore, una non sapeva usare il cellulare nuovo, allora mi ha chiesto aiuto ed erano italiane e quindi ce l'ho fatta a spiegarle, doveva attivare la promozione col 3G perché non aveva wifi, allora mi sono messa lì, però ce l'ho fatta, non è stato troppo difficile, però il cellulare non lo conoscevo, ma tutto bene quel che finisce bene. Adesso appunto faccio il pranzo, poi penso che dopo mi metterò lo smalto perché l'ho portato dietro ma non ho ancora indossato. Ovviamente che colore metterò? Quale colore metterò? Il colore Tiffany, come sempre, ogni estate, ogni giorno ho sempre quello. E niente, i miei capelli sono ancora un po' bagnati perché ho appena fatto il bagno tipo un quarto d'ora fa, perché fa veramente caldo. Fa caldo, esci dall'acqua e subito ti asciughi. Boh, vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a lavorare, facciamo il pranzetto. Il pranzetto leggero di oggi è a base di lenticchie e lenticchie, nient'altro che lenticchie, anche se ci metteranno un attimo perché l'ho appena versate. E voilà, le lenticchie sono pronte per essere mangiate, le accompagno con dei cracker, questi qua sono i crackers alla soia. E in realtà me ne sono avanzate ancora nella pentola di là, però inizio così, perché forse non si capisce, ma sono veramente tante, tante, tante. Sono pronta per la missione supermercato, si sono fatte le 2:30, quindi tanto ancora in acqua non posso entrare. Ho anche messo lo smalto azzurro, un po' sulla pelle, ma col fatto che vado in acqua si toglie poi subito strafacilmente quello sulle cuticole, quindi non ci ho prestato tanta attenzione. E niente, mi preparo a sciogliermi perché fa veramente caldo ad andare al supermercato adesso, però necessito viveri e quindi andiamo. Adesso inizia il divertimento. Mamma mia, starò qua 2 ore, già lo so. Ci sono troppe cose. E poi alcune cose sembrano anche invitanti, però secondo me poi non sono buone. E no, dai, supo per la pasta al curry anche no. Qui c'è la bolognese. Ecco qua il mio bottino, non vedo l'ora di arrivare a casa perché pesa un botto, ci sono anche 2 litri d'acqua. E a casa appunto vi faccio vedere cosa ho preso. Sono morta, che caldo, non vedo l'ora di andare a tuffarmi di nuovo in mare perché veramente sono sciolta, come vi ho detto prima, scusate il mio italiano, proprio fa pena. Vi mostro la mia spesa, allora tanto per cominciare appunto i 2 litri d'acqua perché ho finito l'acqua, quindi 2 litri mi bastano fino a quando me ne vado via. Poi ho preso, perché stasera c'è Temptation Island, ragazzi, e quindi io in realtà volevo prendere dei gelati, però non mi ispiravano quelli che c'erano, allora ho detto, sai che c'è, mi prendo dei dolci così a caso. Allora ho preso questo dolce, completamente vegetale, 100% col latte di mandorla, al cioccolato, questo qua lo proveremo stasera perché sono troppo curiosa.
Poi yogurt, dato che ho finito quelli che vi ho fatto vedere a colazione, ho preso i noccioli della Soya San però al mirtillo stavolta, e questo gusto l'ho già provato perché c'è anche in Italia, e scusate, mi stavo denudando, ed è buono, mi piace abbastanza, quello al mirtillo, e poi c'era anche mango, c'era pistacchio, gusti esotici. Poi ho preso, sempre tema cavolate, questi biscotti qua che mangiavo spesso a Parigi, che sono... tra virgolette sani, perché appunto sono come biologici eccetera, però sono al cioccolato, al latte, ci sono anche con il cioccolato fondente, con la vaniglia, al limone, e sono proprio così, hanno la forma di quadrato e sono tipici francesi. Poi cose un po' più sane ma di poco, una latta di piselli, perché verdure qua sto mangiando semplicemente zucchine, zucchine, zucchine e zucchine. E ho mangiato una volta appunto una latta di piselli, però l'ho ricomprati. Ho preso ancora questo, che è un hamburger vegetale, in realtà ce ne sono due, e sono al pomodoro. Ho letto gli ingredienti, sono anche vegani, quindi perfetto. E sono con legumi, però principalmente appunto pomodoro. Ultimo pacco di cavolate, però questo qua non è per me, glielo porterò a mia sorella. Sono questi, che sono delle merendine a forma di barchetta con la marmellata di albicocca. E infine, adesso vi sposto un attimo perché lo stavo usando per cavalletto, questo qua, il sugo per la pasta, essenziale, e a me piace cucinare, quindi a casa mia in Italia cucino sempre io, i sughi già pronti non li compro, però qua per velocità, comodità e per voglia li ho presi già pronti. E questo qua è tomate e olive, quindi molto semplice, speriamo che sia buono anche questo qua, lo proveremo insieme stasera per cena. Detto questo, io sono veramente strasudata, adesso vado a rimettermi il costume e poi mi tuffo direttamente dal balcone. Eccomi di ritorno, qua ho la mia bella striscia più scura rispetto al resto del viso. Sono le 6:30 di sera, tra l'altro non vi ho detto che oggi è lunedì, però se guardate Temptation Island, saprete che è lunedì, perché l'avrete capito da quello che ho detto oggi. Però comunque, adesso il programma è farsi la doccia, perché necessito di una doccia, di un bello shampoo. Poi non so se portarvi a fare un giro, cioè farvi vedere qualche posto carino qua, oppure non farlo e cucinare direttamente cena e poi appunto rilassarmi, guardarmi Temptation Island, commentarlo insieme a voi su Instagram soprattutto. Ovviamente mi dovreste seguire su Instagram, però comunque è stata una giornata molto particolare oggi, e adesso per non perdermi in chiacchiere vado a lavarmi. Quanto è bello essere puliti? Troppo! Ragazzi, allora, sono le 7 di sera, ho deciso di non portarvi a fare un giro, non per cattiveria, ma perché oggi, o penso stamattina, mi sono fatta male al piede e mi sono creata un taglio senza nemmeno accorgermene. Il fatto è che è un po' profondo e quindi mi brucia e mi fa male a camminare, allora preferisco oggi non camminare tanto, per quello che posso, perché in realtà poi devo camminare, però preferisco così, e ho realizzato tardi la cosa perché pensavo che fosse per l'acqua salata che mi bruciasse, invece no, continua a bruciarmi. E però dopo faremo cena tutti insieme, guarderemo Temptation Island, ma soprattutto c'è un po' di trash, non può mai mancare, ci vuole sempre. Sono molto curiosa del falò che vedremo, soprattutto sono anche curiosa di provare il cibo che abbiamo comprato oggi insieme, quindi il sugo per la pasta e quel dolce al cioccolato, mamma mia, non vedo l'ora. No raga, no, ho appena ricevuto il messaggio che ho finito i gigabyte disponibili, io sto ancora dei giorni qua, come faccio? Sono proprio stupida però, ma perché io pensavo di averne ancora 50 come ne ho in Italia, però mi è arrivato un messaggio, no, hai finito quei disponibili da usare in Europa, io, cavolo, quindi non avevo 50 pure qua, ne avevo solo 3,7, certo che li ho già finiti, mamma mia, vabbè. Allora, questo bel sughetto l'ho messo a scaldare, adesso però l'acqua bolle, quindi butto anche i miei piccolini, o meglio i rigatoni, no, non rigatoni, come si chiamano? Mini pipe rigate, ho controllato sulla scatola, che cuociono in 5 minuti, quindi ottimo! E dopo vi farò vedere il piatto composto.
Le jeux sont faits, ho fatto un po' di pasta, in realtà diciamo che la fame me la tolgo e soprattutto dopo tutte queste nuotate ci stanno un po' di carboidrati. Comunque devo dire che ho la maglia adatta per questo sugo e entro quanto me la sporcherò? Chi lo sa. Comunque adesso facciamo l'assaggio in diretta. Buono, molto approvato, sì sì. Ottima scelta, Asia, bravissima. Sa di pomodoro e olive. Niente di che, buono. Ah, è iniziato il trash, raga, finalmente. Allora, c'è Temptation Island, tra l'altro il fallo di Nunzia e Arcangelo, una cosa... lasciato... boh, cioè, più che altro Arcangelo, dico, ma... tutto a posto. Comunque, adesso è arrivato il momento di assaggiare questo Delice Chocolat au lait d'amande e... così forse si vede meglio. Allora, la consistenza di una mousse, però sono molto curiosa. Cioè veramente nei miei vlog in pratica vedete me che mangio, me che dico cose a caso, però spero che vi piacciono i miei vlog, fatemelo sapere nei commenti. Buono, buono, buono. Sì, sì, sì. Tra l'altro sono un po' sfatta, già in pigiama, sono le 11 di sera, però ottimo acquisto ragazzi, se li trovate, se venite in Francia provateli, molto buono, cioè sta di cioccolato, latte di mandorla, da quel tocco dolce, buono, buono. Adesso io mi continuo a guardare Temptation Island, vi saluto però perché questo video credo che sia venuto già abbastanza lungo e quindi buonanotte, buongiorno, quando vedrete questo video non lo so che giorno sarà e ci vediamo presto in un nuovo video, se non siete ancora iscritti mi raccomando ricordatevi di iscrivervi e se vi va andatemi a seguire su Instagram come vi ho già detto dove mi chiamo It's My Crazy World 9, ci vediamo presto, ciao!